11:11 Radio Kiss Kiss. Allora, ieri a Pisa un bimbo di 9 mesi è stato ricoverato per un malore e nel ricovero i medici hanno riscontrato problemi di denutrizione. Gli indagati in questo caso sono i due genitori, che pare seguano una dieta vegana. Il sospetto infatti degli investigatori è che i due abbiano imposto al bimbo una dieta alimentare vegana che prevede, come sapete, di non mangiare animali e derivati come latte, latticini, uova e miele. Ora, riguardo appunto la dieta vegana, si sta diffondendo così ogni giorno sempre di più, ma ho la sensazione che ancora oggi non ci sia grande preparazione. E a riguardo noi abbiamo pensato di fare un po' di chiarezza con la dottoressa Simona Vignali, esperta naturopata e nutrizionista e anche consulente proprio nell'ambito della dieta vegana. Buongiorno dottoressa e benvenuta su Radio Kiss Kiss. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Non è rischioso, le chiedo soprattutto nei primi mesi di vita di un bambino, adottare una dieta vegana? E nel caso, quali sono le regole base per farlo senza appunto mettere a repentaglio la salute dei bambini, come è accaduto o come probabilmente si presume sia accaduto a Pisa? Certo, allora come dico sempre, si può seguire una dieta vegana fin da piccoli, ma deve essere una dieta vegana intelligente, cioè bisogna assolutamente fare molta attenzione ad integrare quello che non si dà e soprattutto la dieta vegana non deve essere una dieta considerata privativa, ma una dieta addirittura aggiuntiva, cioè vanno aggiunti molti alimenti o supercibi o alimenti particolarmente nutrienti per sopperire agli alimenti che non vengono dati, che sono gli alimenti di origine animale. Questo sia nel caso dei bambini che degli adulti? Assolutamente sì. Ma nel caso specifico dei bambini, dottoressa, qualche accorgimento particolare? Ma in ogni caso, sia per i bambini che per gli adulti, l'importante è non fare il fai da te e non pensare di sostituire gli alimenti che vengono solitamente dati, come la carne o le uova, semplicemente con dei vegetali. Quindi bisogna farsi seguire, non bisogna improvvisarsi. L'alimentazione vegana è un'alimentazione che può essere seguita sia per motivi etici, ma anche per motivi salutistici, perché è un'alimentazione sana. Ma deve essere una dieta impostata in modo intelligente, dove appunto non si ottengono delle carenze. Per questo io consiglio sempre di farsi seguire, non andare su internet e leggere degli articoli ed entusiasmarsi, ma impostare un regime alimentare razionale. Questo ovviamente va sempre fatto. Bene, dottoressa, la ringraziamo molto per il suo consiglio e anche per la sua disponibilità. A presto! Grazie a voi. A presto, grazie. Radio Kiss Kiss. I woke up and down the steps I ran into your arms. Your clean white dress and hair a mess blew brilliant alarms into my ears, and it's something worth seeing when you turn your